Sì, sì, no, tre. dobbiamo catturare quello. Aspetta. 75. Cosa? Allenatori e bentornati nel settimo episodio della UHC. Tano, lo sai cosa dobbiamo fare? Sì. Adesso potremo incontrare qualcuno che ci sfida, quindi. Hai catturato qualche Pokémon che non ti serve? Ho catturato Ok, ti do questo Escadrill, che comunque è a buon alto livello, e ho ancora da darti Rhydon e da darti Pupitar, ok? Va bene. Comunque non è male. Altri due. Beh, oddio, le mosse Pokemon che ha non mi sembrano molto top. Che mosse ha? Dimmele un attimo. Ah, Fango Sberla. Sì. Rapigiro. Ok. Sfuriate. E sì. Un Ghiaguz. Ok. Guarda un po' quanto leva Rapigiro. Guarda un po' Rapigiro. Era tutto intorno al 20-18. Vabbè, intanto prenditi il computer qua, uomo. Vieni da me. Sì. Ti serve qualcuno per te, bro. Qualcuno per te, perché tranquillo, praticamente... ora si risolve in qualche modo. Dobbiamo alla fine potenziare i Pokémon. Ci serve un ricorda mosse. Quindi vado un attimo in esplorazione. Intanto avvicinati anche te verso... Dico, io mi avvicino. Giuste. Siamo a 1000 dal centro. Però il problema è che qua potremmo incontrare qualcuno. Ci serve un Pokémon di alto livello. Andiamo a vedere se qua avanti c'è qualcosa. Ho trovato anche delle Geekock che qua sono buonissime. Zii, ricorda che se adesso qualcuno ci vede... Beh, potrebbe, se ci vedono in volo... No, ci potrebbero ingaggiare, quindi dobbiamo giocarcela tranquilli, perché non abbiamo ancora la squadra al massimo per te, ok? Purtroppo lo so. Non avendo la squadra al massimo per te, bro, è un problema. Tu però sei messo molto bene. Io sono messo, credo, bene, non lo so, dipende dagli altri. Potenzialmente, se ti fai... ti riesci a farti uno, ti curi, potresti anche farti l'altro dopo. Potrebbe anche essere, sì. Qua c'è un po' che potrebbe esserti molto utile, che è Muzzle. Di solito impara terremoto. Non è male quel Pokémon. Io sono a 900 metri dal centro, eh. Sono caccato a te. Matchmaker che sarebbe? Ha compiuto il progresso matchmaker. Eren Blaze. Ha battuto qualcuno? Forse ha sfidato qualcuno. Per sbaglio avrà sfidato forse il suo compagno. Non lo so. Non lo so, ma arrivati a questo momento, bro, le lotte sono aperte. Matchmaker potrebbero combattere, in effetti. Magari si sono appena ingaggiati e hanno accettato. Cioè, sette... Siamo all'episodio 7 praticamente. Quindi si sono incontrati per forza. Ok, quindi sta sfidando Tearless e Mastro. Potrebbe essere. Ok, loro sono impegnati, bro. Entriamo qua nel bosco e cerchiamo qualche Pokémon. C'hai qualcosa? In che senso qualcosa? Hai qualche bolla? Niente? Sì, 4. Ne hai 4, ok. E quelle... 4 e poi 2 normali. No, stiamo andando insieme, calcola. Siamo a 800 metri dal centro. Sarebbe il caso di magari nasconderci sottoterra alla Federic? Sottoterra alla Federic? Sì. Uomo, io in verità volevo controllare se c'era qualche roba buona qua a cercare. Certo. Allora, andiamo verso il centro. Io sono sempre a 800 metri comunque. Sì, ma anche io mi tengo circa 800 metri. Ma io mi sa che mi tengo proprio vicino alla barriera, bro. Mi sa che mi tengo proprio indietro, sai. Tattico, ma non troppo. Perché voglio stare protetto. Sto in mezzo agli alberi nascosto. Io non so se qualcuno già mi sta pedinando. Trovato, cosa hai trovato? Sì, però sì. Magari potremmo cercare qualche loot. Ora vedo cosa esce. Ah, ok, una individua, un MT. Individua? Sì. Individua, se la insegna un Pokémon, praticamente è un po' come protezione, ti para da un attacco. Ho trovato una mela però, la mela è buona. Mi dici le tue coordinate al volo? Io sono a meno 440. Meno 440, ok. Sì, e meno 62. Tu mi sai che stai più avanti però. Sì, sto arrivando da te infatti. Ti aspetto qua. Meno 440 dovrei esserci tipo. Aspetta, che livello è? No, è il 17, cazzo. Allora, se era a livello 40, lo scambiavamo con la macchina e ti si evolveva in Alakazam. Ah, ma tu hai delle montagne davanti, io vicino intorno a te? No, io ho un lago davanti a me. Ah, ok, ecco. Sì. Io sono in cima al lago più o meno, non so se mi vedi. Allora, stai sopra il lago? Vediamo. Sono a 4,30 e poi 70. No, io sto a meno 500. Meno 520. Sono avanti allora. Ma meno 500 ore, mi sto avvicinando al 4,99. Meno 4,99. 4,98, 4,90. E poi ci ottengo sempre un meno 124, meno 123 dall'altra parte. Meno 120? Sì. Oh cavolo, prima mi hanno detto 60 è noto in positivo. Infatti... Io. No, c'è un B-Wear lassù, quello potrebbe esserti utile. Guarda sto B-Wear al 33. Non è meglio di niente. Quanti Pokémon hai in squadra, bro?
È 5. Ti serve proprio l'ultimo a te. Sì. E forse riesco anche a catturarlo, però... Boh. Cioè, adesso io non riesco a mettermi là ad allenare i Pokémon. No, ora è impossibile. Ora è veramente impossibile. Adesso non avendo macchine... Qua c'è il bordo, però. Stiamo andando verso il bordo da questa parte qui. Oh, cavolo. No. Sì. Però aspetta che qua c'è una bolla. C'è qualcuno che vola lassù. Ah, sei tu. Allora vengo io da te. No, non venire da me. Qua c'è il bordo, qua c'è il bordo. Cazzo, si sta stringendo così velocemente? Sì. Il bordo è a 1000 blocchi ora. È a 1000 blocchi? Sì, 1000 blocchi di distanza dal centro. Cavolo, siamo a 8:30. Io sono a 8:38, ci sta dietro praticamente. Non andare da quella parte. Ecco, se vai così vai. No. Bordo, ma. Sto guardando, non ti preoccupare. Sto guardando. Adesso dovremmo cercare gli altri per le sfide, bro. Per forza, dobbiamo cercare qualcuno per sfidarlo. Allora, ricapitolando, se Diego, che è così forte, viene buttato giù da Eren e Delarz, tanta roba. E se invece Eren e Delarz vengono buttati giù, due che già ne sanno di Pokémon, ce li leviamo proprio easy. Poi, chi resta? Tech e Chris. Potremmo sfidare loro, che ne pensi? Potrebbe essere interessante come sfida, secondo me, sì. Tech e Chris oppure Freke e Eme? Sì, bisogna vedere chi si incontra. Io nelle mie OKC ho avuto sempre sfortuna da questo punto di vista, perché ho sempre incontrato i più forti, sempre. Capisco. Siamo a quasi 2 ore e mezza. Quanto dovrebbe durare? Siamo a 2 ore e 16. Termina a 2:40, sbaglio? Cioè a 2:40, aspetta, a 2:40 dovrebbe chiudere completamente, vero? Non saprei che dirti. Comunque ho catturato un golem a caso. L'hai preso? Un Pokémon. Sì, 44. Ok, l'importante mi è che mi serve giusto il quinto, cioè il sesto. Ma Elettro è quello là di Alola o no? Controlla com'è messo. Cosa devo vedere di preciso? Le mosse. Elettro, sì. Le mosse, dimmi le mosse. Ce l'hai uguale al mio, ce l'hai, dimmi le mosse. E caduta massi, che è fortissimo. Rullo buono. Duro. Levitorocce e fangata che hai poi. Azione, peso bomba. Peso bomba, non male peso bomba. Insegna mosse ho trovato. Insegna mosse, sì. No, ricorda mosse ci serve a noi. Ah, ricorda mosse. Vabbè, insegna mosse, aspetta, vediamo un attimo. Tyranitar, posso insegnargli Super Zanna, Blocco e Geoforza. Ma quelli vuole le robe, però se mi ci dovessi ti porto le robe se ti servono. Mi servono i rubini. I rubini ce li hai te. Però questo mi insegna solo Geoforza. Un Geoforza, un golem, zii. E ne servono 11 per 12 per Geoforza. Io sono solo 6. E allora niente. Cazzarola. È costosa come roba. Il ricorda mosse proprio ci serve. E ricorda mosse, sì. Sei sicuro che non chiede nulla? Io ti vedo sicuro comunque. Al 100%. Trustami per questa catch cosa. Catch the night. Che vuol dire? Cattura. Ha compiuto in progresso catch the night. Che vuol dire? Penso abbia catturato un Pokémon notturno. Catturato un Pokémon di notte? Penso sia quello, sì. Come aspetta, sì, aspetta, vieni con me. Adesso sono sopra, sì. Non volare, buttati giù perché mi sa che ho visto qualcuno. Vieni con me. Aspetta, lo tiro dentro. Quella là, che è una lava? Il pozzo di lava? Sì, lo vedo sulla minimappa, il pozzo di lava. Ok, e quindi adesso quanto sta stretta la roba? Ora, a qua quanto siamo? A 700, ora sarà a 900. 900. Ci avviciniamo ancora un po', piano piano, lesti? Beh, si potrebbe, potremmo sì. Lesti ma cauti, Considera che io ho ancora la macchina di scambio in caso ci fosse qualcosa di... Allora, fido. Ricorda, quello che dobbiamo fare noi è stare nell'ombra, vedere gli altri. Io me la gioco sempre così, molto, molto tranquilla, bro. Ci servirebbe... Comunque tu non hai dei Pokémon male, non li hai male. No, ma sono livelli bassi. 50-40, come... Guarda, io anch'io ho 50-40, sì. A parte sul Galeo, Ma penso tutti. E saranno in pochi quelli che avranno i Pokémon di livello. Io dubito alto, che qualcuno qua si è messo a livellare, bro. No, a livellare non ci si è messo sicuramente nessuno. Perché se livelli ti metti a fare quei 5-6 livelli, ma non ne vale la pena. Quindi o hanno catturato Pokémon di livello altissimo sin da subito, sì. O non li hanno livellati. Certo. Però quanti possono dire di essere arrivati fino alla mesa come noi? Una caramella rara te la puoi fare. Falla, la do a sul Galeo in più. Come si facevano con le mele dorate? E poi cos'è che volevano? Serve quella roba glowstone, può essere? Vabbè, rip. Allora se serve a glowstone, rip veramente. Bisogna andare nel nether, dov'è che bisogna andare? Sì. Sai cosa, sì. Bro? Cosa potremmo fare, magari? Peccato però i diamanti che non abbiamo utilizzato. Comunque dimmi. Non abbiamo utilizzato i diamanti? Non si può fare niente con i diamanti? Te l'ho detto, le scarpettine, ma serve la pelle. Allora, prendiamo la pelle e ci facciamo queste scarpette, vuoi? Però adesso rischiare le lotte senza avere qualcosa Trader, da curarci. Trader, vediamo cosa dà. Nidorina e da Nidorina. C'è una ball qua davanti. C'hai quindi altre ball tu? No, qua. Sì, io ne ho 3. Però qua per terra ce n'è una. Tu hai 3 ball. Sì, sì, ne ho 3. Dobbiamo catturare quella. Aspetta. 75! Cosa? Ce la possiamo fare, però. Sì, io però poi. Di farlo te, mi sa. Io se lo catturo fuori dalla battaglia, uomo. Non posso. Cioè, non so come dammi le ball. Però poi se io mi indebolisco le cose, come me le curo? Fuori dalla battaglia lo facciamo. Che fuori? Dici? Fuori, sì, è impossibile. È impossibile, ma ci proviamo almeno.
Prova, perché non voglio rischiare di farmi male poco. Però 75, sì, questo ci serve. C'ho la Velox Ball. Magari entra subito. No, zi, questo non entra, zi, questo ci provo. Non entra. Aspetta, devo vedere dall'alto se c'è un centro Pokémon da queste parti. Perché se c'è un centro Pokémon... Vabbè, abbiamo due healer. Sì, c'è un centro Pokémon laggiù. C'è un centro Pokémon, fallo ingaggialo. Lo ingaggio io? Lo ingaggio io, no? Ah, lo ingaggio te, ok, tieni. Tre ball, però zi, la vedo da largo. Però zi, se lo riusciamo a prendere questo... Posso è... craftarne una al volo? Dai, bro. No, se piuttosto scappiamo un attimo e ci curiamo i Pokémon con il coso, certo, con il healer. Allora, quanto lo metto? Sai che è? Che questo pure la tempesta di sabbia lo indebolisce un po'. Ultra Ball? Proviamo, bro. Dai, magari entra. Dai? No. Mamma mia, zi, ce l'avamo, bro. C'ho due ball. Vai, questo zi va preso, eh. Io provo a craftarne altri. Questo non ci deve scappare, uomo essenziale. Potrebbe fare veramente la differenza. Lo so, ma guarda quanto è forte. C'è livello 75, può essere che l'hanno trovato anche gli altri, certo. Andrebbe cotto, cavolo, tutto. Vediamo. No, non si possono fare le bolle. Niente, ora, bro, non ce la faccio. Non ce la fai? No, l'ammazzo? No, non... Non possiamo andarci a comprare le bolle, lo sai? Quante ne ho io? 166, non ho soldi io per comprarlo. Manco io ce le ho. A questo punto. Mi dispiace, ma ammazzalo. Piuttosto faccio un po' di esperienza. Cazzo, c'ha delle mosse assurde, cioè è una roba assurda sto coso. Cavolo. Ci ha doppiato 3D oro, tra l'altro. Niente, zio, adesso bisogna andare a curarci. Però occhio, che stando molto vicino, magari già qualcuno l'ha preso il centro, eh. Guarda che qua ce n'era un altro, va. Che livello era? 61. 75. 75. Ma no, boh, lascia stare. Era una bestia assurda. Non ci avrebbe fatta, secondo me, contro sul Galeo, ovviamente. Però avrebbe dato noia. Cioè, troppo forte. Quando è così, sì, dobbiamo averci ancora le robe. Senza nulla si fa nulla. Posso provare a ritornare là? Compro qualche ball qua, bro. Non c'è un altro, detto? Sì, ma era 60 qualcosa. Ok. E comunque... Niente, peccato. Io sono a 300 dal centro, zietto. Una cosa, zi. Fermati. Ti devo dare il latte Mumu. Ah, giusto. Vieni. Vabbè, io ho latte Mumu, acqua fresca, perché lo userò sicuramente su Solgaleo, zi. Ma possiamo usarle nelle regole? Non c'era scritto di non usare strumenti, giusto? No, ma voglia, si possono usare. Io ho 1774, posso comprare qualcosina qua alla macchina. Magari prendere... Ecco, 1700 posso prendere, zi, altri latte Mumu. Se vuoi, non so nemmeno cosa serva, sinceramente, sono ignorante. E ti cura di praticamente... di 100 PS. Buono. Quindi se mi fanno sul Galeo tre mosse per mettermi la metà vita, io lo rifillo subito. E lo sai cosa faccio? Mentre lo rifillo, aumento la difesa speciale. Faccio aumento difesa speciale. Mi attaccano, difesa speciale, mi attaccano e continuo così e lo curo. Cosa ti serve, bro? Dimmi. Uno Zangus. Perché? Perché gli Zangusi li amo io e... Però io non ho più ball. Tra l'altro, zi, questo penso che sia l'ultimo, il penultimo episodio. Nel prossimo dobbiamo affrontare per forza qualcuno. Mi sa di sì. Aspetta, te che ha scritto quanto manca, ha scritto? Siamo nell'ottavo episodio, ha scritto. No, noi siamo nel settimo. Ciao!